Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Mattino 5 e la trasmissione condotta da Federica Panicucci. Ecco che cosa è accaduto in una manciata di secondi. Nella puntata di venerdì 5 aprile a Mattino 5 ci sono stati alcuni momenti di imbarazzo per un evento imprevisto. Federica Panicucci GEF. Ecco che cosa è accaduto precisamente. Mattino 5 e la GEF che hanno sentito tutti. Federica Panicucci è la conduttrice di Mattino 5, show che va in onda da lunedì a venerdì ed è ormai giunto alla sua 15ª edizione. Lei ne è al timone dal 2003. Prima di approdare a questa importante e longeva trasmissione lei ha iniziato a lavorare per l'allora Fininvest per il gioco delle coppie. Nel 1991, poi, ha preso parte a Onomania al cui timone c'era Gabriella Golia. Due anni dopo è stata alla guida del Festival Bar insieme a Fiorello e Amadeus. Nei primi anni 2000, per un breve periodo è passata alla Rai dove si è dedicata a programmi come Affari di Cuore, Scherzi d'Amore. Nel 2006 però è tornata a Mediaset dove ha preso le redini di Comedy Club insieme a Serena Garitta. In seguito con Enrico Papi ha condotto La Pupa e il Secchione. Nel 2009 c'è stata una svolta nella sua carriera, ha firmato un contratto di esclusiva per Canale 5 e così ha preso il testimone della trasmissione di cui sopra da Barbara D'Urso. Al suo fianco ha avuto diversi collaboratori come Paolo Del Debbio, Federica Novella e, in ultimo, Francesco Vecchi. Questa è una trasmissione che ha ottimi ascolti e piace molto al pubblico, ma allora quale imbarazzo c'è stato, in studio? Momenti di panico. Come accennato, nell'ultima puntata della trasmissione mattiniera della bionda presentatrice si sono verificati momenti di imbarazzo che non sono sfuggiti all'attenzione dei telespettatori, sempre molto attenti. Ecco cosa è successo di preciso. Si stava parlando della situazione di Shanghai e del nuovo lockdown e delle condizioni di Elisabetta II che di recente ha avuto il Covid-19 e ora si sente ancora comprensibilmente stanca, dal momento che ha 96 anni. Il servizio trasmesso a Mattino 5 a quest'ultimo proposito era quello di Barbara Montraso e, a un certo punto, mentre era ancora in onda si è sentita risuonare, forte e chiara la voce della presentatrice. Quanto dura questo servizio? Ha esclamato Federica Panicucci, apparendo anche piuttosto stupita accorgendosi solo in quell'istante che i telespettatori avevano sentito tutto. Una volta terminato il reportage, lei ha voluto chiarire la sua affermazione spiegando che in realtà lei si stava chiedendo quanto durasse il servizio per tornare da voi, riferendosi al pubblico. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.